Ciao a tutti, sono Livio Talozzi, designer e formatore in ambiti tecnologici come modellazione stampa 3D, robotica educativa e coding. Nel 2015, assieme ad Andrea Sartori, abbiamo fondato il FabLab Bologna, un luogo di riferimento in città per la condivisione del sapere tecnico e allo stesso tempo un centro attrezzato in grado di offrire gli strumenti per la realizzazione tecnologica di idee imprenditoriali e non. Questo è stato possibile grazie ai fondamentali supporti di Makingbo, la grande community dei makers bolognesi, e grazie anche al Comune di Bologna, che attraverso il bando Incredible, vinto nel 2013, ci ha concesso incomodato gli spazi tuttora in uso in Piazza dei Colori ed un budget grazie al quale siamo riusciti ad acquistare la nostra prima macchina taglio laser. Obiettivo di questo video sarà proprio quello di introdurvi ai FabLab, ed inizierei dalla domanda più frequente, che di solito viene subito spontanea a chi non conosce questa realtà. Ma che cos'è un FabLab? Il primo FabLab nasce nel 2001 in una delle più importanti università di ricerca al mondo, l'MIT di Boston, dove il professor Neil Gershenfeld ebbe l'idea di creare uno spazio attrezzato in cui fosse possibile realizzare quasi qualsiasi cosa. In poco meno di 20 anni questo modello si è diffuso in tutto il mondo e ad oggi si possono contare oltre 1500 realtà. I FabLabs sono quindi dei laboratori aperti, caratterizzati dalla presenza di macchine a controllo numerico a cui possono facilmente accedere persone, professionisti ed aziende che intendono realizzare dei progetti attraverso la fabbricazione digitale. Le parole d'ordine in questi spazi sono accessibilità, contaminazione e soprattutto condivisione, sia di idee che di competenze. Per questo è doveroso sottolineare che il vero punto di forza e che genera l'innovazione è la community, e quindi la grande varietà di competenze che in un FabLab si possono incontrare. Tutti i laboratori costituiscono una rete globale di realtà indipendenti con caratteristiche comuni, ma anche con specificità locali, definite dai servizi offerti, dagli ambienti operativi, dalle macchine e dalle attrezzature a disposizione, ma anche dalle competenze della community e dalle esigenze espresse dal territorio circostante. Nel tempo sono state fissate 4 regole per potersi definire un FabLab. La prima stabilisce che l'accesso allo spazio deve essere pubblico, almeno in una parte della settimana. Ci possono essere poi differenti modalità, come ad esempio un accesso sempre gratuito, oppure pagamento attraverso tessere e abbonamenti, ma comunque l'accesso deve essere pubblico, meglio se gratuito in alcuni momenti per consentire a tutti un'accessibilità. La seconda regola definisce la sottoscrizione di ogni laboratorio alla Fab Charter, il manifesto dei FabLabs che ne definisce i principi e che deve essere visibile al pubblico. Inoltre, il laboratorio deve avere un insieme di strumenti e processi condivisi con tutti i FabLabs e partecipare attivamente alla rete globale. Ed è proprio parlando di reti, va segnalata un'esperienza virtuosa dell'Emilia-Romagna, dove grazie al sostegno di Arter, nel 2019 si è costituita MakeAir, la rete regionale della manifattura digitale. Questa è la prima esperienza in Italia di associazione regionale, a cui ad oggi aderiscono 9 realtà che si pongono l'obiettivo di promuovere la fabbricazione digitale, l'hardware e il software libero, il design condiviso e lo sviluppo sostenibile. Ora vediamo quali sono le macchine per la fabbricazione digitale più diffuse all'interno dei FabLabs e quali sono le loro principali caratteristiche. Molto difficilmente troveremo delle macchine adatte alla produzione industriale, ma al contrario queste macchine saranno perfette per la produzione di prototipi, modelli in scala, piccole serie personalizzate ed in generale molto utili per sviluppare e realizzare progetti sia personali, sia per aziende, sia per comunità con bisogni e necessità specifiche. Anche se non sono macchine industriali, è comunque molto importante allocare queste attrezzature in ambienti in cui sia possibile tenere sotto controllo il rumore, i fumi e le polveri sviluppate dalle diverse lavorazioni. Inizierei dalla macchina che sicuramente ogni FabLab ha a disposizione, una stampante 3D con tecnologia FDM. FDM è l'acronimo di Fused Deposition Modeling, che significa letteralmente modellazione a deposizione fusa. Questo significa che un filamento di materiale plastico, generalmente del diametro di 1,75 mm, è disponibile sotto forma di bobine, viene spinto all'interno di una camera calda con temperature al di sopra dei 180 gradi. Il materiale fuso passa così attraverso un estrusore e viene deposto strato dopo strato in modo organizzato seguendo l'isometria del FileCAD di progetto. Nei FabLabs vengono utilizzate spesso bobine di acido polilattico, molto conosciuto come PLA, una bioplastica facile da stampare anche con stampanti FDM a basso costo e che durante la fusione, a differenza per esempio dell'ABS, non emette fumi potenzialmente dannosi. Quindi il PLA si configura come il materiale ideale per imparare i principi della stampa 3D.
Sempre rimanendo in tema di stampa 3D, nei Fab Lab possiamo trovare anche stampanti SLA, cioè stampanti stereolitografiche, oppure stampanti DLP, cioè delle stampanti che utilizzano un processo di elaborazione digitale della luce, il Digital Light Processing. Queste stampanti non utilizzano una bobina di materiale solido, ma delle resine liquide, che in entrambi i processi vengono esposte in maniera selettiva a una sorgente luminosa, in modo da formare strati solidi, molto sottili e sovrapposti fra loro fino a ricreare l'oggetto desiderato. Nel caso della tecnologia SLA è un laser che solidifica strato dopo strato la resina, mentre nelle stampanti DLP questa viene solidificata dalla luce di un proiettore. Queste stampanti sono molto diffuse per la realizzazione di parti e prototipi ad alta precisione e, a differenza delle stampanti FDM, riescono a produrre oggetti impermeabili e con una finitura superficiale liscia. Per questo, e grazie all'ampia gamma di resine disponibili, sono molto apprezzate in ambito odontotecnico ed orafo. Ora passiamo ad un'altra macchina a controllo numerico fondamentale all'interno di un Fab Lab, il taglio laser, una tecnologia che ci permette di tagliare, incidere e marcare delle superfici con assoluta precisione ed in modo estremamente rapido. Il fulcro di queste macchine è il tubo laser, cioè la sorgente del fascio di energia estremamente concentrato che attraverso la riflessione su tre specchi viene indirizzato alla lente focale e subito dopo sul materiale da lavorare. I movimenti della macchina sono cartesiani, cioè lungo gli assi X e Y. Nel caso di lavorazione di taglio o incisione, il laser seguirà i contorni dei componenti disegnati. Nel caso invece di marcature, il laser coprirà tutta l'area interna dei disegni ed il risultato finale sarà un trattamento superficiale caratterizzato da un leggero scavo o da una bruciatura. I laser più comuni sono ad anidride carbonica, il che significa che all'interno del tubo laser una miscela di gas, tra cui l'anidride carbonica, alimenta il fascio d'energia. E con queste tipologie di laser è possibile tagliare una grande varietà di materiali come multistrati, MDF, cartoncini, pelle e plexiglass. È inoltre possibile incidere pietra e vetro, ma di norma con il laser a CO2 non possiamo effettuare lavorazioni su metalli. Anche se, come abbiamo visto, il materiale utilizzato può essere lavorato principalmente sotto forma di lastre, è comunque possibile creare oggetti tridimensionali attraverso sovrapposizioni e incastri tra i nostri componenti. Un'altra tipologia di macchinari molto diffusi nei Fab Lab sono le fresatrici a controllo numerico. A differenza della stampa 3D, che è una tecnologia additiva, questa è una tecnologia di produzione sottrattiva, il che significa che viene rimosso l'eccesso di materiale, chiamata anche trucciolo, partendo da un blocco iniziale omogeneo, fino ad ottenere la forma desiderata. Le fresatrici possono realizzare tagli, incisioni e forature su svariati tipi di materiali solidi, quali legno, plastica ed anche metalli. A differenza del taglio laser, l'utensile di lavorazione può muoversi nello spazio lungo gli assi X, Y e Z. In questo caso parliamo di fresatrice tre assi, oppure l'utensile o il piano di lavorazione possono anche ruotare, ed in questo caso parliamo di fresatrici a 4-5 assi in grado di realizzare anche eventuali sottosquadre. Solitamente nei Fab Lab possiamo trovare delle fresatrici di piccole dimensioni a 3 o 4 assi, simili per area di lavorazione alle stampanti 3D che abbiamo visto in precedenza, e con cui possiamo creare per esempio dei PCB, cioè dei supporti che nell'elettronica vengono usati per interconnettere tra loro i vari componenti. Oppure potremo realizzare dei prototipi ricchi di dettagli con superfici lisce e caratteristiche meccaniche uniformi. Nei Fab Lab possiamo trovare anche fresatrici di grandi dimensioni e quasi sicuramente in questo caso saranno tre assi e con piani di lavoro che possono superare anche i 2 metri quadrati. Queste fresatrici si rivelano utilissime nella creazione di arredamenti e installazioni di grandi dimensioni. Altre macchine che potremmo utilizzare in un Fab Lab sono i plotter da taglio o magari anche da stampa e taglio, oppure potremmo trovare delle piccole termoformatrici. Con i plotter, intagliando un vinile colorato, possiamo creare delle grafiche, delle scritte o degli adesivi personalizzati, mentre con le termoformatrici, attraverso una pressione a caldo di fogli di materiali termoplastici, possiamo creare oggetti, contenitori e stampi anche adatti ad un uso alimentare. Abbiamo visto le macchine più diffuse all'interno dei Fab Lab, ma in questi spazi non possono mancare anche dei banchi dedicati all'elettronica, dove sicuramente saranno in bella vista saldatori, oscillatori, cavi e connettori, sensori in grado di rilevare in modo più o meno accurato una grande varietà di dati ed attuatori come per esempio interruttori, motori passo passo, servomotori e display. Non possono poi mancare le breadboard e le schede con microcontrollori adatte alla prototipazione elettronica, come per esempio Arduino.
Chiarito quindi che cosa sono i FabLab e che tipologie di attrezzature possiamo trovarvi all'interno, arriviamo dunque ad un'altra domanda che spesso viene posta in questo caso da chi già conosce questa realtà e magari vorrebbe avventurarsi nell'apertura di uno spazio nella propria città. La domanda è: con chi lavora un FabLab e quindi che servizi offre? In questo caso non credo che la risposta possa essere univoca e forse va ricercata proprio nella natura di spazio aperto e quindi pronta a rispondere attraverso azioni concrete all'esigenza del territorio in cui nasce. Oltre a mettere a disposizione le proprie macchine, si possono sicuramente sviluppare corsi e progetti rivolti ad aziende, professionisti, artisti ed istituzioni pubbliche desiderose di ottimizzare ed innovare i propri prodotti e servizi. Si può però forse cercare un terreno comune nelle scuole e negli insegnanti che vogliono implementare i tradizionali metodi di insegnamento attraverso le nuove tecnologie ora disponibili. In questo senso il MIUR, attraverso il PNSD, il Piano Nazionale Scuola Digitale, negli ultimi anni ha incentivato molto la creazione di laboratori all'interno delle scuole, sia primarie che secondarie, e gli atelier creativi ne sono un esempio molto concreto. Va chiarito che l'apprendimento di queste tecnologie non è affatto il fine ultimo ed il vero obiettivo è accostare alla didattica tradizionale anche altre modalità di apprendimento come l'imparare facendo, la didattica per competenze, l'imparare ad imparare. In questi contesti, i FabLab e le discipline STEM sono un binomio perfetto per veicolare questi diversi modi di insegnare, imparare e pensare. In attività laboratoriali come il coding, la robotica educativa, la modellazione e la stampa 3D, come nei FabLab, l'errore diviene occasione di crescita, di sperimentazione e di apprendimento. Inoltre, queste attività si rivelano molto utili per lo sviluppo delle competenze trasversali, come quelle relazionali, il problem solving, la capacità di lavorare in gruppo e di gestire al meglio il proprio tempo. Spero che questo video sia stato utile ad introdurvi alle dinamiche realtà dei FabLab. Ed ogni modo, per approfondire e capire meglio quello che potreste o non potreste fare, vi invito a visitare e frequentare questa realtà, magari iniziando dal più vicino a voi.